Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Frosinone e Brindisi. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. E dunque, calcio d'inizio. Frosinone ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Prova a verticalizzare. D'Agostino la gioca a sinistra. Grandissima azione! Mette in mezzo il traversone. Il difensore ci arriva. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Il Frosinone ha raccolto uno spettacolare pareggio nell'ultima combattutissima partita. 2-2 il risultato finale. Riceve un pallone interessante. Si libera la gran, ci prova. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Palla giocata alta sulla fascia. E il guardaline indica il calcio d'angolo. No, nessuno arriva sul cross. C'è il retropassaggio. Bel pallone. È scattato con un tempismo perfetto. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cerca il numero. Da lì può segnare. Occasione da rete. Tentativo molto ambizioso. Forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Effetto il cross. Prova a salire in aria. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Palla in avanti verso il compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Decide di spedirla dall'altro lato e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Hanno già riconquistato palla. Partiranno con una rimessa laterale. E perde il duello fisico con l'avversario. E trova bene il compagno. Ottima giocata. Da lì ecco il tiro. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare.
Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Santana. E la manovra offensiva si ferma qui. D'Agostino sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. Troppe chance concesse. Occhio al tiro. Hanno trovato il gol. Segnare allo scadere è sempre una grande gioia. Il Brindisi ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. D'Agostino apre il conto dei gol per questa stagione. Sembra esserci un cambio, esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Il risultato si sblocca, 1-0. Ed è 1-0, ma c'è molto tempo, la partita è ancora aperta. Solo colpisce il pallone. Arriva per primo sulla palla del gol. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Questo giocatore aggiungerà centimetri preziosi in area per sfruttare le palle alte. 2-0 dunque. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. È riuscito a passare. Cassano. Lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Va al tiro. Traversa, ha colpito la traversa. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La mette in avanti. Continua ad andare. Palla al piede. Cerca il tiro. Ci sono andati vicini. Ultima azione della partita. Non c'è più tempo. Finisce qui, risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Che partita si è giocata oggi, Luca? Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari. In situazioni come queste, poi, basta poco per vincere la partita. Basta un gol. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.